Buonasera, ciao, ciao a tutti, scusate la luce, purtroppo è sera e niente. Poi il mio treppiede ha deciso di non collaborare stasera, perfetto. Guardate questi orecchini, sono i Demetra di Emanuela Diodato. Oggi c'era questa maglia e un paio di jeans, adesso non ve li faccio vedere, comunque sembra se me lo fatti apposta per abbinarli. Allora, ok, volevo fare questo piccolo video veloce, spero, perché per caso ho scoperto tramite François Parent che condivido, ho visto dei progetti fatti con le perline Parpuca. E tra questi, scorrendo, ho visto anche un negozio di Perugia. Perugia, no? Dove sto io? E quindi no, ho detto, c'è un negozio che vende le perline Parpuca a Perugia, ci devo andare per forza. E niente, ci sono andata, avevo in mente a comprare qualcosa, mi mancava qualcosa. E allora, quello è, il negozio si chiama Montmartre o Montmartre, non lo so come si legge, non in francese. È un negozio di belle arti, ok? Quindi ha tutto che corre per il disegno, la pittura e altre tecniche, però sì, c'è anche le perline. Allora, non è fornitissimo di perline, però sì, un po' di cose ce l'ha. Allora, intanto vi faccio vedere le perline nuove che ho preso. Allora, cominciamo con le Super 2. Ce l'avevo, solo che ho preso queste due colorazioni. Oddio, si vedono. Ah. Questo è Pastel Petrol e questo è Opaque Jade Luster. Vedete, così c'è un po' di schizzi, diciamo. Ok, la quantità non è tanta, di qui non c'è scritto quant'è, ma credo che sia sui 5 grammi. Credo. E non costano poco, eh. Un po' sui 2,30 euro forse, qualcosa se non mi ricordo male. Poi le Cheops già ce l'avevo, però ho preso questa colorazione che è un bordeaux. Dice che è un bordeaux, mi sembra più un viola scuro, però dice che è bordeaux. Ok, poi ho preso le Tinos in due colorazioni, questo celeste, che è un light sap, non lo so, e un light rose. Ho cercato di prendere colori diciamo primaverili, estivi, perché insomma eccoci, manca poco. E le Minos, che non ce l'avevo, le Minos o le Arcos, ma le Minos non ce l'ho. Ho visto che tanti progetti fanno Arcos e Minos sempre abbinati, allora tocca prenderli questi. Ecco le Minos, vabbè, tanto. E questo grigio un po' satinato, no? Mi piace molto questa finitura. Ok, e poi ho preso delle perline di 4 mm perché 4 mm sinceramente ce n'ho poco e niente. Quindi ho preso queste due. Questo è un, non c'è scritto cos'è. Comunque è un turchese, simile a turchese. Questo è un rosso, ma un bel rosso. Non è rosso bordeaux. Un rosso ciliegia, non lo so, è molto molto bello, mi piace molto. E poi questi non costavano molto, invece c'avevano le Delica, un bel po' di Delica di Rockai, ma già costavano le Delica 2,30 euro, poi pacchettini, guarda, piccolini, non c'era tanto bene. Ho detto, allora le Delica, io ancora non ho lavorato con le Delica, però quando li prendo per bene, piano piano comincerò a lavorarci le incastonature più che altro, magari qualche lavoretto anche a peyote, non lo so, piano piano vedremo, dai, ci sono tante cose da fare. Ho preso niente, queste 8-0 che sono le bronze, le solite bronze, vabbè. Ok, poi di queste così, allora ho preso questo sacchettino. Dei cipollottini 2x3. Qua hanno le sfumature sul lilla e bronzo, credo. Era in offerta a 1,20 euro questo. Poi ho preso questi.
dice che sono le Rockaille Opaque Lilla. È un colore un po' strano, sinceramente, che diciamo non si vede molto in giro. E come misura, io alla signora glielo ho chiesto e niente, non escono. E non sapeva dirmi che misura corrispondono, perché qui c'è scritto 9 sull'etichettina, ok? Ma ah, ecco. Scusate. Non sapeva dirmi, insomma, con le Miyuki a che numero corrispondono. Perché adesso lo faccio vedere. Però prendo le. Ah, sicuramente sono più piccole delle 80, quello non c'è dubbio. Forse sono le 10-0, perché. Ma leggermente, un pochino più grande delle 11-0, leggermente, proprio leggermente. Leggermente. E niente, questo colore mi sembra interessante, poi mi costavano tanto, proviamo, proviamo, va. Ok, e poi questo vi ho fatto vedere. Ah, poi ho preso mezzi cristalli, che sono pochi, anche di mezzi cristalli. Ho preso questi che sono, non si vede, troppo, no. Colorazione di Lava Red. C'è super, c'ho una super duo? Sì. Uno che c'ho di Lava Red. C'ho un'altra perlina del Lava Red proprio. Le super duo, sì. Le super duo c'ho di Lava Red. Chissà cosa faremo con questi. Poi ho preso queste goccine. Allora, le gocce come le volevo proprio io non ce l'avevano, quelle satinate. C'ho queste qui in vetro. Quindi ho preso quattro coppie, celestino, questo blu io lo adoro, questo blu, bianco e rosa, rosa e lilla chiarissimo, e ho preso queste piccolissime, ma sono proprio piccole, per fare magari per mettere su un orecchino, tre insieme, insomma, vedremo. Questo moschettone che mi serviva e questo, che è un campanellino, no? Per un progettino, secret, è top secret per adesso. ok, poi vabbè, ho preso il filo di nylon perché mi è finito. Io con il 020 ci lavoro bene, sinceramente, quindi l'ho ripreso. Non è questo che c'avevo, ma vabbè, questo è di Marianna Hobby. Poi, delle perline nuove, diciamo, ho preso queste, le Tila. Questa finitura è veramente stranissima perché sembra tipo legno al tatto, credo, sì. Sì, anche comunque il colore è un celeste chiaro con un po' di color legno, quindi in particolare. Ma e poi volevo sinceramente sul gruppo PCR, non so se si ricorda più che altro, che mi è finito il Rivoli color Olivine da 14, non ce l'avevo da 14. Da 12 e non tutti i colori. E comunque ho preso questi due da 12 mm celeste Swarovski. Veniva un 80 all'1, però sono Swarovski. Ok, poi volevo prendere qualche monachella, no? Sembra queste monachelle, sempre quelle solite, le classiche, volevo cambiare. Purtroppo non ce l'avevano. Ho preso queste a clip. Non lo so come verranno perché sono un pochino strane. Nel senso che hanno il gancio, no? Dove attaccare l'orecchino. Ce l'hanno quasi quasi in cima, non ce l'hanno qua in fondo e quindi boh, vedremo. Vedremo, vedremo. Perché per esempio c'è le mie due sorelle che non c'hanno tutti e due i fori sulle orecchie, quindi c'hanno solo su uno. E allora potrebbe essere un'idea anche per altre persone che magari non ce l'hanno per niente. O sono allergici, non so. Questi. Un pochino diversa alle solite, ma non costavano tanto, sono 4 coppie e 80 centesimi.
E anche questi che sono le tipo le copper. Ok, guardate, non li tiro fuori. E questi anellini che mi servivano nel mio oro, proprio non ce l'avevo, non mi ero accorto. E credo che vi ho fatto vedere tutto. Penso di sì. Oddio, ovviamente su internet costano un po' di meno, le cose. Però è una cosa interessante che li facevano anche i corsi di bigiotteria. Potrebbe essere interessante. Io purtroppo tempo non ce l'ho. Col piccolo è un po' difficile questo periodo. E niente, grazie per la visione. E alla prossima. Alla prossima. E state bene. Ok, dai, basta.